racchiudono un immenso potenziale. Oltre al loro valore nutrizionale, portano salute e benessere, trovando impiego in ambito farmaceutico e cosmetico. Un seme di elevato vigore germina rapidamente e può garantire un raccolto di qualità e quantità superiore. Ciò nonostante, dei semi e dei loro segreti sappiamo ancora poco. Qui, nel laboratorio di biotecnologie vegetali, studiamo da tempo i meccanismi molecolari alla base della qualità del seme. E questo è davvero un obiettivo fondamentale se consideriamo l'aumento della popolazione globale e i cambiamenti climatici. Non è facile decifrare il linguaggio molecolare del seme. Per questo abbiamo bisogno di strumenti di ricerca avanzati. La germinazione in condizioni ambientali sfavorevoli provoca dei danni al DNA che compromettono la qualità del seme. Un seme di alta qualità è un seme che può efficientemente riparare questi danni. Servendomi di una pianta modello, io studio le caratteristiche del seme del germoglio al fine di identificare i geni coinvolti nei meccanismi di riparo del DNA. Questi geni possono essere utilizzati come degli indicatori per una diagnosi precoce della qualità del seme. Dalle piante modello alle piante coltivate il passo è breve. Io mi occupo dello studio di tecniche di miglioramento della germinazione applicate a specie di interesse agricolo. Investigando le primissime fasi della germinazione, quando il seme assorbe l'acqua e si risveglia, misuro l'energia germinativa del seme e questo è un altro fattore determinante per l'ottenimento di sementi di qualità superiore. Tutti questi processi non avvengono a caso, ma sono finemente regolati. I microRNA, piccole molecole di RNA, coordinano questi complessi eventi, agendo come vere e proprie chiavi molecolari. Il loro ruolo è di accendere e spegnere l'attività di specifici geni. Nelle piante, i microRNA controllano la risposta agli stress ambientali, migliorando la produttività agricola. Il mio lavoro consiste nell'identificazione di questi elementi chiave che avvicinano ancora di più il mondo dei semi al benessere dell'uomo. Il nostro obiettivo è di identificare i microRNA presenti nei semi di cereali e legumi che fanno parte della nostra dieta giornaliera. Vogliamo identificare i microRNA resistenti alla cottura e la loro potenziale interazione con i nostri geni. Con il supporto di Universitiamo e il vostro contributo, ci proponiamo di effettuare delle analisi molecolari con tecniche avanzate ad altissima risoluzione. Queste analisi ci consentiranno di fotografare i microRNA nel seme e selezionare quelli che potrebbero rappresentare una fonte di salute e benessere per l'uomo. Sarà così possibile studiare queste nuove chiavi molecolari nel contesto di una sorta di social network che coinvolgerà piante ed esseri umani.